Mattino Lombardia. Abbiamo grandi ospiti con noi, quindi non perdiamo tempo, dobbiamo presentarli subito. Intanto Mox, il collezionista di dischi preso in prestito da Linea Rock, ci ha portato veramente grande sorpresa stamattina. Sì, grazie, perché abbiamo la fortuna di aver chiuso una prestigiosa partnership con una rassegna cinematografica che si chiama Il Cinema Italiano Visto da Milano. Allora, l'occasione è di avere qui con noi, visto che parte dal prossimo weekend, il direttore della Cineteca di Milano e nonché organizzatore del festival, quindi do subito il benvenuto a Matteo Pavesi. Ciao. Ciao a tutti. E poi un testimonial d'eccezione che è Macio Capatonda. Buongiorno, grazie dell'invito. Io gli chiedo l'autografo, cioè me ne frego se sembra una teenager. Posso fare un autografo audio per gli spettatori, gli ascoltatori. Sì. Macio Capatonda. Questo era un autografo audio. Siamo contenti come dei bambini a Disneyland stamattina. Audiografo. La presenza di Macio è perché lui è si può dire che apra in qualche modo la rassegna. Adesso con loro parleremo degli spazi in cui saranno visibili tutta una serie di film selezionati appositamente, ce ne parlerà naturalmente Matteo, ma il film Italiano Medio, che è già un culto di Macio, sarà già in proiezione allo spazio Oberdan questa domenica, che è il 19, quindi nel pomeriggio, con la presenza tra l'altro del ragazzo, giusto? Che forse per la prima volta lo vedrò. Perché io non so se lo sapete, ma io non ho mai visto Italiano Medio, il mio film, al cinema. Non ci credo. Come mai? Colgo l'occasione appunto nel Festival del Cinema Visto da Milano. È perché ho timore di riscontrare dei problemi audio, video, degli stacchi sbagliati. Perché l'ho diretto, l'ho interpretato e l'ho montato. Poi l'ho rivisto una volta, due volte così e poi l'ho lasciato agli spettatori. Quindi ormai è tardi. Tu dici, la prenderesti sorpresa, tutti che dicono Macio, Italiano Medio, cioè, quindi vuol dire che insomma forse lo puoi vedere sereno. Sì, no? Però sono io il più severo critico di me stesso, quindi vero. Inizierò a criticare, a fare delle recensioni negative, poi mi vedo. Allora Matteo, in veste di organizzatore, perché partiamo con Macio, raccontaci. Partiamo con Macio perché questo festival cerca di valorizzare le cose belle, le cose originali, le novità vere del cinema italiano. E Macio con questo film assolutamente sorprendente, è un film che, voglio dire, magari non è perfetto come film, però ha un sacco di idee, ha un sacco di trovate. E come dire, poi è, come dire, quell'oggetto un po' crossover tra cinema e MTV, per cui è una roba veramente nuova. Infatti c'è un altro di culto, assolutamente, c'è uno spazio enorme all'interno di questa rassegna che durerà tutta la settimana circa, insomma dal 19 al 26. Ci sono anche i promo in giro, quindi è molto importante partecipare. Cominciamo ad inquadrare gli spazi: lo spazio Oberdan in Porta Venezia, l'abbiamo già detto, poi c'è il Metropolis e poi a Paderno Dugnano. Allora, il Metropolis a Paderno Dugnano, dove lì facciamo gli appuntamenti con i film in concorso, sono 5 opere prime di 5 giovani bravi registi. E poi c'è il Museo del Cinema Interattivo, che è in Viale Fulvio Testi, dove lì invece facciamo una cosa molto seria e ben strutturata, legata ai 70 anni della Liberazione e alla nostra retrospettiva. Esatto. E che tra l'altro è la sede, anche è la vostra sede. Sì, dove abbiamo i nostri, dove c'è il museo, dove ci sono tutti i film, sì, è il quartier generale lì. Ok, allora avremo una serie di film, dicevamo, con anche dello spazio alla musica. Io te ne farei parlare subito perché c'è uno che mi ha colpito particolarmente, visto mi sento chiamato in causa perché è un argomento che mi piace. È un film sulla scena degli anni 70 italiana, quindi Prog Revolution, che anche questo lo vedremo lunedì 20, sempre allo spazio Oberdan. Sì, verrà sicuramente Mauro Pagani, la regista, che è Rossana De Michele. Attendiamo sicuramente anche Omer Pedrini, insomma vediamo qualcuno, insomma PFM, ex area, eccetera, per cui ci auguriamo che sia un appuntamento curioso. E la stessa cosa abbiamo detto, l'incontro con Macio avverrà domenica 19. Sì. Quindi ricordiamo bene dove, l'orario esatto, soprattutto. Allora, anche per me, perché devo venire. Esatto. Anche io volevo venire, quindi allora. Magari ci troviamo prima, beviamo il caffè, questa roba è qua carina. Allora, è alle ore 17.
sì, l'avvio del film. Maccio, abbiamo chiesto a Maccio di come dire, darci una chiave interpretativa, per cui sarà un intervento all'inizio del film, anche magari gli chiederemo che cosa, insomma, è significato tutto questo gran lavoro e anche tutto questo successo, perché ricordiamolo, sono uscite tante commedie quest'anno, ma poche sono andate come quella di Maccio. E anche cosa significa poi essere investiti da questo successo, poi, cioè, giustamente, no, dopo come la vivi, ti viene come anche la vivi? Un attimo, ma io sto bene, sto a casa, sì, lavoro, cioè mi butto nel lavoro, non lo noto tanto questo investimento di successo, solo quando ho fatto la promozione, magari, che mi hanno, sono stato ospite di tutte le TV italiane, tutte le radio, lì mi ha, ho sentito un po' questo peso, questa attenzione, però di base io vivo per lavorare, per fare le mie cose a casa, nella mia casa di produzione. Bella questa... Sono un artigiano. E certo, poi diciamo, Maccio è trapiantato a Milano, no? Non è milanese, ma vive ormai da Milano, quindi è un po' fagocitato dalla metropoli. Non... È vero che. Sì, io il cinema italiano visto da Milano, ma Milano vista dall'Abruzzo, perché io vengo dall'Abruzzo e ho visto Milano in un'ottica diversa, anche se ci vivo ormai da 15 anni, quindi ormai sono abbastanza milanesizzato. Però c'è sempre questo abruzzesismo che mi permette di vedere Milano in una luce un po' diversa. Infatti il film è comunque ambientato a Milano e racconta un po' una Milano simpatica, molto simpatica. Ecco, ma c'è una canzone o parliamo ancora con Matteo? I Blink 182, okay. Adam Song, e poi torniamo a parlare appunto della, della rassegna al cinema italiano visto da Milano dal 19 al 26 di aprile, quindi possiamo entrare bene nel vivo appunto di questa importantissima rassegna cinematografica. Mattino Lombardia. E torniamo in studio con i nostri ospiti, Maccio Capotonda, che bello averti con noi, e poi anche Matteo Pavesi, certo, perché stiamo parlando, Mox, di una rassegna importante, il cinema italiano visto da Milano dal 19 al 26 di aprile. Ecco Matteo, abbiamo inquadrato le location, per usare un inglesismo, quindi abbiamo detto l'Oberdan, il Metropolis e il museo che c'è in via Fulvio Testi. Raccontiamo un po' come vengono strutturate le serate vere e proprie, gli incontri, perché ci sono non solo gli incontri con gli artisti, i registi e quant'altro, ma più proiezioni ogni volta praticamente. E tra l'altro c'è anche un costo, ma è un costo modestissimo. Diciamo anche queste cose che sono importanti. Sì, sì, il costo. Allora, diciamo, il festival ha una parte proprio legata al concorso, il concorso di 5 opere prime, e lì l'ingresso è sostanzialmente libero. Per cui è un modo per far conoscere nuovi autori, promuovere. Poi durante, diciamo, sono mediamente tre film al giorno, sono sempre accompagnati film dai loro autori che li difendono, ne parlano e incontrano il pubblico. Per cui da domenica 19 al 26, allo Spazio Oberdan, a partire sostanzialmente dalle 17, ci sono mediamente appunto tre film e poi incontri. In particolare la domenica 19, dopo l'incontro con Maccio, ci sarà appunto il Index Zero, che è un film in anteprima, ci sarà il suo regista, questo alle 19, e alla sera c'è la partenza con un'altra anteprima nazionale che è Pizza e Datteri, che è il nuovo film con Giuseppe Battistone, una commedia molto molto bella girata da Kam Kari, che è un giovane regista musulmano, un po' iraniano e un po' curdo, che però trapiantato in Italia e tratta il tema proprio dell'integrazione, del rapporto tra la cultura musulmana e l'Italia, quindi un tema molto molto forte, molto vivo in questo periodo, però trattato con grande leggerezza e intelligenza. Ok. C'è anche un ricordo a Pino Daniele. Con Pino Daniele facciamo un piccolo esperimento, e cioè abbiamo preso un film d'archivio del 1927, un film muto che aveva le didascalie che erano sostanzialmente brani di canzone, sostanzialmente la gente in sala cantava le canzoni napoletane ed era la colonna sonora, quindi era un film cantato nell'epoca del muto.
Abbiamo pensato di utilizzare questo film invece di delle canzoni popolari, a riprendere i primi dischi di Pino, quelli proprio mia, esatto, e provarlo a raccontarlo con queste canzoni, ricordando il grande Pino. Quindi una ristrutturazione inedita, un esperimento che secondo me funzionerà, perché metti due ingredienti validi insieme, non può venire fuori qualcosa di indecente. E non riesco a esimermi dal chiedere a Macio: allora, il film su Milano l'abbiamo fatto, hai in cantiere, che ne so, qualche altro territorio da sfruttare per i tuoi... Devi farlo su Paderno Dugnano, così faccio il festival, il cinema italiano visto da Paderno Dugnano. Mi piacerebbe esplorare tutta la Brianza. Ma cosa racconti di proprio, cioè, di Milano? Cosa ti ha colpito quando sei arrivato qua tanti anni fa? Perché siamo bizzarri. Innanzitutto la lingua, che è un misto di terrone, milanese e inglese. Cioè, sono delle parole inglesi che rispetto alla location. Siamo bizzarri noi milanesi visti da fuori. L'ape. Per dire aperitivo. Da noi invece l'ape è un insetto. o la pettola per viaggio. O una macchina, sì. Esatto. E niente, quindi questa è la prima cosa. Poi mi ha colpito la frenesia, ovviamente. Sì, vabbè, incredibili. Siamo sì, incredibili. Qui lavorano tutti, mentre giù lavorano meno. Dove sei originario tu? Io di Chieti, abruzzese. Certo. Da Chieti a Milano, diciamo, lo stacco è stato abbastanza traumatico, ma questo trauma è stato utile perché mi ha fatto, insomma, scoprire qualcosa di nuovo e poi che poi ho raccontato. Certo, è stato materiale poi per creare, no? Per creare... Certo, tutti i traumi sono più o meno positivi alla lunga. Aspettiamo quello con ansia, quello su Paderno Dugnano, naturalmente. Allora, diamo un sito per vedere tutto, certo. Di tutto e di più. Beh, allora, possono sicuramente entrare in cvm.cinetecamilano.it, che sono, insomma, l'acronimo di cinema italiano visto da Milano, .cinetecamilano.it, oppure cinetecamilano.it, e da lì trovano poi il sito del festival. E comunque adesso ci sarà tutto a breve penso ci sia già sul Facebook di Mattino, sì. Lombardia. Grazie davvero. Grazie che voi, bella davvero. Sorpresa a Macio Capatonda, anche a Matteo Pavesi. Grazie a te. Ecco, grazie Mox che hai portato questi ospiti meravigliosi. Anche io ringrazio, appunto, vi do, state sintonizzati perché avremo altri incontri su questa importante iniziativa di cui siamo onorati di essere partner. Io sono orgoglioso di avere il mio film per la prima volta in un festival. E poi a Spazio Oberon, tu dici mamma Spazio mia, Oberton, è dove, secondo me, appunto, io non me lo meritavo, però insomma, ho visto Garrone allo Spazio Oberon, insomma, ho visto dei nomi grossi, quindi di culto, tra l'altro mi permetto di aggiungere, per chi non conoscesse lo Spazio Oberon, non è così capiente, quindi organizzatevi per arrivare, prendete tutto nei tempi, perché non è un posto da mille posti, ecco, ve lo dico chiaramente. Sì, sono 200 posti. Ecco. Salutiamo tutti, grazie anche Michele Cazzolani in regia, Azzurra che oggi comincia il suo stage, visto che bella sorpresa, tante cose da raccontare ai tuoi amici oggi, e davvero grazie a tutti. Filippo Colombo è stato in redazione, vi lasciamo con Alex Britti, un attimo importante, ci sentiamo domattina, baci da Stefan Longo. Mattino Lombardia.